Eccoci in un altro supermercato aperto 24 ore su 24, vicino a casa nostra, 2-3 volte più grande di quello che ho fatto l'altra sera. Ma so con Luca stiamo girovagando. Per fare un video diverso, voglio farvi vedere tutto quello che riguarda adesso quella parte un po', diciamo, la nascosta della cucina giapponese, che è quella cucina fatta di robe veloci, come te ne ci hanno dato. Tutto quello che riguarda quello. Il Giappone c'ha veramente una scelta abnorme di prodotti che sono già imbustati o mezzi preparati, economici, molto economici, soprattutto per salaryman, per studenti che non hanno tanti soldi, hanno bisogno di qualcosa che deve essere veloce e che deve riempire lo stomaco. Ma molte volte nei supermercati giapponesi ci sono sezioni come queste qua, piene di varietà di curry come se non ci fosse un domani, confezioni che partono da prezzi tipo 70 yen, arrivano, vedo questo 85 yen, questi sono tutta roba che va in microonde, raga. Io l'ho mangiato, ho testato sta roba, non è male, sinceramente non ci devi fare l'abitudine perché spacca il fegato e ti ammazza sta roba, però vuoi solo alimentare pieno, c'è un po' di gente, ma una settimana c'è un sacco di salaryman, persone che come me finiscono il lavoro tardi, e queste sono alternative. Io preferisco mi cucino uno spaghetto o qualcosa che prendere questa brutta abitudine. Oggi ovviamente vai tutto di nudo, tutte queste cose qua, ci sta una scelta assurda, in alimentari ci stanno varie sezioni che non finiscono mai, raga. Invece stai i pacchi famiglia. Queste sono idee che potete tenere presente. Se andate in un supermercato, cercate in quei scomparti questi tipi di conversioni. Sono quelli localizzati, cioè quelli ad aggiungere l'acqua calda. Io le ho comprate 5 anni fa a Tokyo, quando me sono portato in Italia. E raga, non è proprio il massimo, ma non sono manco da buttare. Logicamente quante volte ci stanno cose più belle, più varie, risotto, base per risotto, per... se le inventano tutte. Però voi se fondate tipo miso, se roba qua al giapponese, potete trovare qualcosa che può essere un'idea, anche strana, ma può essere un'idea. Poi se vi capì quanto roba c'è. Oh my god. It's weird. Knudels o microonde, raga. Cioè questo c'è anche nei supermercati giapponesi. Sì, ma te. E il riso ci sta. Ta-da! Questa è una cosa che. Questo è una realtà di nelle cucine giapponesi. Non tutti i giapponesi lo preparano il riso o il macchinario, ma molte volte sono stanchi o lesi. E questo costa 90 yen, lo si butta a micro, in un minuto e mezzo l'avete fatto. Eccovi il riso. Anche per far riso col sushi. Uno mi potrà dire, no, è una stronzata il riso, ma uno studente non ha lo spazio per comprarsi quello. Dove lo ficca quello? Uno. Seconda cosa, dove ficca la macchina? Dove piglia i soldi per mantenersi? Per comprare una macchina, dove piglia i soldi? Cioè, per risparmiare, so che è un ragazzo solo che vive, un studente o un salaryman che vive solo, compra quello, cioè questo è la realtà, ci sta poco da fare. Ma che salami, formaggi insieme, per questo sono cose un po' strane, le stranezze giap. Hamburger, questa cosa che io preferisco, mi faccio solo gli hamburger, però mi metto nei panni in giapponese che non ha tutto il tempo di poterli fare. Perciò vieni qua, tac, apri il frigo, trick, apri, prendi e via. Poi sicuramente avranno un gusto buono questi hamburger così un po' schiaffo in faccia. Vai dove? Wine? Cider?
Sto andando a mai. Mi ha chiudato. Give me five. Oshi? Oshi no? Oshi to nai yo. Yeah, I know, I can make it by myself. Non lo so, raga, commenti, qua vogliamo commenti. Ma io dovrò proprio avere proprio una necessità che viscerale di mangiare una pizza, devo comprare una cosa del genere. Ah, gli amanti del natto. Vai, che spettacolo. Come c'è la sezione del genere di tutto quello già pronto, di questo, del genere quello che è pronto, quello che è. Poi essendo comunque siamo quasi a mezzanotte, se non abbiamo già passato, qualche bando box ancora è rimasto. Sì, qualche box è rimasta. Sempre sta pasta orrenda è rimasta. È roba fritta come che fa benissimo al fegato. Che bello. Vedi il riso sta sempre in agguato, c'è più il riso. E va là con le paste già pronte. Epico! Vabbè, le salse, vai con la carbonara! Ah, arrabbiata! Bolognese! Robe! Tante robe! Che impressionante la roba che sta già preconfezionata in un mercato giapponese. Cioè, ci sono file e file di roba già preconfezionata. Ma l'importante è non prenderci l'abitudine, perché i giapponesi riescono quando sa bene. Ma cercano di... Vi auguro di mangiare bene, di non abituarsi a mangiare sempre se schifezze, perché a lungo andare non portano da nessuna parte.